Confindustria Toscana Nord torna a fare pressione affinché si acceleri l'iter per la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo del comparto della nautica Via Regina. L'occasione è rappresentata dal rinnovo delle amministrazioni coinvolte, sia quella comunale che regionale, per far sì che le istanze del comparto vengano inserite tra i contributi che la Regione Toscana porterà al Governo, impegnato in questi giorni nella definizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, per la successiva presentazione alla Commissione europea. Nodi fondamentali per il capogruppo della nautica di Confindustria Gabriele Chelini sono le questioni ormai annose dell'escavo del porto e soprattutto la realizzazione dell'asse di penetrazione, vera e propria spina nel fianco per lo sviluppo delle attività cantieristiche via Regine. Assolutamente non possiamo più pretendere di far passare barche di centinaia di tonnellate da un budello che è la via Coppino. Per sicurezza, ovviamente ad oggi siamo preparati, c'è una professionalità veramente massima nel fare questi trasporti eccezionali, però è anche vero che è assurdo mettere a repentaglio una strada abitata. Io sto pensando a tutti gli altri distretti nautici, ma ci sono delle infrastrutture, c'è cioè della logistica. Viareggio siamo rimasti al palo, cioè io da che ho ricordi non mi ricordo molto poco di nuovo che è stato fatto negli ultimi 30 anni, quindi diciamo che ad oggi complice anche questo momento e anche questi fondi che dovremmo andare comunque ad intercettare, vediamo se riusciamo insieme all'amministrazione a fare un percorso comune che ci porti a migliorare il nostro comparto, che comunque sia è una perla nel mondo.